Allora, carissimi ragazzi, un salutone a tutti. Come potete vedere qui dalla seconda inquadratura sono alle prese con il mio computer portatile. Questo perché? Perché questo sarà una videoguida. Infatti era da un bel po' di tempo che non facevo videoguide qui sul canale e sarà una videoguida inerente all'installazione del sistema operativo Windows 11. Infatti già me lo sono preparato e mi sono portato già sulla pagina principale. Quindi ragazzi, Windows 11, come ben sappiamo da questo video, è uscito più o meno un mesetto fa e devo dire che è un sistema operativo che mi piace veramente molto. Quindi una grafica alleggerita, quando si aprono le finestre, bordi stondati, minimal, quindi tutti quei particolari che mi piacciono. Però non sto qui a farvi una recensione del sistema operativo, ma sono qui proprio per farvi questa videoguida in modo da poter installare il Windows 11 su qualsiasi computer. Ma tutto questo subito dopo la sigla. Allora ragazzi, rieccomi qua. Come ben sappiamo, il Windows 11 è stato progettato solo per architetture a 64 bit, quindi possiamo installarlo solo su computer che hanno architettura 64 bit. Però non possiamo installarlo su tutti i computer perché ci troviamo con due tipi di blocchi, ovvero il blocco TPM e il blocco Secure Boot, che impediscono l'installazione su qualsiasi computer anche se ha l'architettura a 64 bit. Quindi adesso vi faccio vedere subito una cosa qui sul mio portatile e vi farò vedere un po' quello che succede se io provo ad installarlo. Quindi abbiamo un attimino l'installazione del sistema operativo e vi farò vedere un attimino quello che succede. Allora, qui andiamo a saltare la Product Key, perché io sinceramente non ne ho. Vado a selezionare la mia versione del Windows 11, ok, e vado avanti. Quindi cliccando avanti io dovrei procedere tranquillamente e invece no. Vi faccio un attimino vedere, vi faccio leggere meglio, vi porto direttamente sulla schermata e guardate un po' che succede. Questo PC non soddisfa i requisiti minimi di sistema per l'installazione di questa versione di Windows. Quindi ragazzi, adesso noi cosa possiamo fare? Noi questo problema lo possiamo bypassare. Quindi da qui, senza uscire dalla fase di installazione del Windows, dobbiamo andare ad aggiungere e modificare alcune voci del registro di sistema. Quindi chiudiamo questa pagina, ok, desideri uscire, facciamo sì. Da questa pagina qui, un attimino che vi sposto anche l'inquadratura, ve la metto più lontano, ok. Da questa pagina qui non dobbiamo far altro che premere il pulsante Shift e F10 e apriamo il CMD. Quindi ok, eccolo qua, ve lo faccio un attimino vedere meglio e vi alzo un altro po' la telecamera. Quindi praticamente apriamo il prompt dei comandi e da qui dobbiamo andare ad aprire il registro di sistema, ovvero il reg edit. Quindi vado a scrivere reg edit e lo lancio ed ecco qua che ci troviamo direttamente nel registro di sistema del Windows 11. Quindi ragazzi, praticamente come detto all'inizio, dobbiamo restare nella fase di installazione dopo quel messaggio di incompatibilità iniziale. Quindi riportiamoci nuovamente qui sul Windows 11, sul registro di sistema, ovvero il regedit, ed andiamo ad aggiungere le voci che ci servono. Quindi praticamente adesso andiamo nella voce, ovvero nella chiave HK Local Machine, l'apriamo, poi andiamo ad aprire la voce system e da qui selezioniamo setup. Ok, quindi cosa dobbiamo fare? Nella voce setup noi dobbiamo andare a creare un'altra sottocartella. Quindi cliccando con il tasto destro sulla voce setup facciamo nuova chiave e quindi da qui andiamo a creare questa nuova chiave e andiamo a rinominare. Quindi prestate molta attenzione. Quindi una volta che abbiamo selezionato la voce setup,
dobbiamo selezionarla, tasto destro, ed andare a creare nuova voce, la andiamo a chiamare lab config. Quindi infatti qui vedete la voce, mi abbasso nuovamente in modo che potete vedere meglio, e la andiamo a chiamare lab config. Ed ecco qua. Però quando andate a scrivere lab config nella creazione della nuova chiave, dovete rispettare sia le lettere maiuscole sia le lettere minuscole ed eventuali caratteri. Quindi una volta che l'abbiamo creata, diamogli l'ok. Ed ecco qui che abbiamo creato la chiave lab config nella sottocartella, ovvero nella sottochiave setup. Adesso spostiamoci nel pannello destro, perché adesso è qui che dobbiamo andare a operare. Una volta che siamo nel pannello destro, dobbiamo creare due chiavi. Quindi facciamo, una volta che abbiamo selezionato lab config, ci siamo portati nel pannello laterale, quindi selezionare lab config, tasto destro, ed andiamo a creare un nuovo valore di word 32 bit, e questo primo valore lo andiamo a chiamare bypass tpm check. Quindi pass, ed ecco qua. Quindi come potete vedere, dovete rispettare tutti i caratteri bypass tpm check. Quindi diamo di ok. E adesso andiamo a modificarlo. Apriamo questa chiave e come potete vedere qui abbiamo dati valore, lo impostiamo a 1 e gli diamo l'ok. Adesso la cosa da fare, dopo aver creato questa chiave, andiamo a creare un'altra chiave sempre nella sottochiave lab config, e questa nuova chiave, sempre nuovo valore di word 32 bit, e l'andremo a chiamare bypass secure boot check. Ed ecco qua. Quindi dobbiamo scriverla in questo modo, quindi bypass secure boot check. Gli diamo l'invio, l'apriamo e anche qui andiamo ad impostare il valore a 1. Ok, quindi diamogli l'ok, e adesso possiamo chiudere anche il registro di sistema. Chiudiamo il registro di sistema, chiudiamo il prompt dei comandi, e ragazzi, dopo aver creato questa sottochiave nelle varie cartelle, vi faccio vedere che adesso l'installazione di Windows ce la porterà a termine con successo. Quindi faccio nuovamente installa e guardate un po', parte, vi faccio vedere, qui siamo ancora nella schermata iniziale, vado a selezionare nuovamente la mia versione di Windows, faccio avanti e voilà, come potete vedere mi porta nelle schermate successive, non mi compare più l'errore di incompatibilità. Quindi ragazzi, una volta che avete creato quelle chiavi, come vi ho detto io, possiamo installare tranquillamente Windows 11 senza alcun tipo di problema su tutti i computer che hanno un'architettura a 64 bit. Quindi come potete vedere, vado avanti e posso andare a scegliere il tipo di installazione, quindi aggiorna Windows oppure andare a personalizzare, a formattare e quant'altro. Quindi ragazzi, questa video guida sicuramente tornerà utile a molti di voi, perché sicuramente tutti voi vorranno provare Windows 11. Quindi seguendo questa procedura non avete nessun tipo di vincolo e potete installarlo, come ho detto prima, su tutti i computer a 64 bit. Allora ragazzi, io non procedo con l'installazione perché volevo farvi vedere questi passaggi, ma lo farò subito dopo questo video perché anche io lo voglio provare. E quindi, che dirvi? Allora, se non avete installato Windows 11, vi consiglio di andare ad installarlo subito, adesso, in questo momento, dopo la fine di questo video, perché veramente è un sistema operativo che sto cominciando ad utilizzare su altri tipi di computer, e devo dire che non è affatto male, è anche molto molto funzionale. Quindi ragazzi, andatelo subito ad installare. Vi ripeto, non vado avanti perché al momento a me non serve, magari lo faccio a fine di questo video, ma ci devo un attimino pensare, perché devo, a parte che devo anche salvarmi alcuni dati, però sicuramente lo farò. Allora, quindi ragazzi, se vi è servita questa video guida, se avete installato Windows 11, se ancora non lo avete installato,
Fatemi sapere la vostra qua in basso nei commenti, insomma, fatemi sapere tutto ciò che volete qua in basso nei commenti, magari ne parliamo insieme. Quindi se anche voi volete provarlo, avete un computer a 64 bit, fatelo attraverso la mia videoguida e fate girare questo video. E dopo averlo commentato, vi raccomando, lasciate tutti i vostri pollicioni in su, e se ancora non l'avete fatto, vi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale. Vorrei arrivare per fine anno ai 10.000 iscritti, non dico per l'estate perché è un po' difficile, ma almeno per fine anno 2021. Dai ragazzi, cliccate quel pulsante e fatelo. E dopo esservi iscritti, attivate la campanella delle notifiche per non perdervi nessun tipo di video. E oltretutto potete trovarmi anche su Instagram, già lo sapete, @medicosnake, ve lo ricorda l'animazione qua in basso, ma trovate tutti i link ai miei social sempre qua in basso in descrizione. E ragazzi, casomai in descrizione vi lascio anche la procedura scritta con tutti i dettagli per quanto riguarda questo video, quindi me la sono già preparata e magari ve la lascerò anche in formato PDF, in modo che potete scaricarvela, stamparla e tenerla sempre lì a portata di mano ogni qualvolta che vi servisse. Quindi ragazzi, qua in basso nella descrizione troverete anche il link alla procedura scritta di questo video, ovvero bypassare TPM Secure Boot dell'installazione del Windows 11. Io credo di avervi detto tutto. E noi ci vediamo sempre qui domenica mattina con un nuovo video. Ciao!